pomeriggio 5, è scontro tra Teresa Cilia e Maria Monzè. Teresa Cilia e Maria Monzè, lo scontro a pomeriggio 5. È appena finita l'ultima puntata settimanale di pomeriggio 5. Nella prima parte Barbara D'Urso ha affrontato, come di consuetudine, i fatti di cronaca più rilevanti della giornata. Mentre nella seconda parte della trasmissione la popolare conduttrice ha parlato di un argomento assai curioso, una coppia sposata su tre non avrebbe momenti intimi. Tanti gli ospiti chiamati a parlare di questo tema, tra i quali Maria Monzè, Raffaello Tonon e la ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia. E proprio le due donne hanno discusso molto animatamente, scambiandosi reciproche accuse. Il motivo? Teresa ha accusato la nota showgirl di mettere sempre in mezzo la figlia, asserendo: basta nominare sempre questa bambina e lasciala vivere e si perde la pazienza a un certo punto e dovresti proteggerla e... A quel punto, la Monzè si è infuriata e ha rispedito al mittente le critiche della Cilia. Ma non è finita qua perché quest'ultima è sembrata essere un vero e proprio fiume in piena, criticando anche il matrimonio di Maria. Le tue nozze sono state una trovata pubblicitaria, il tuo matrimonio non è stato normale e... Insomma, parole di fuoco quelle usate da Teresa, tanto che la stessa conduttrice ha faticato a riportare l'ordine in studio. Pomeriggio 5, Teresa Cilia attacca Maria Monzè. Teresa Cilia, oltre ad aver attaccato Maria Monzè poco fa nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, è stata protagonista anche di un'altra diatriba. Difatti, la donna, sempre ospite da Barbara D'Urso una settimana fa, ha attaccato duramente Soleil Sorge. Il motivo? In pratica ha accusato la bella fidanzata del concorrente della seconda edizione del Grande Fratello VIP di indossare abiti un po' troppo succinti. Ma Soleil non c'è stata affatto a subire gli attacchi di Teresa, rispondendo per le rime. E anche in quella occasione si è scatenata una furiosa polemica in studio tra le due ospiti, tanto che anche la stessa conduttrice è rimasta senza parole. Insomma, ogni volta che Teresa Cilia viene invitata dalla D'Urso a pomeriggio 5 pare davvero scatenarsi il putiferio in studio. Intanto, anche questa settimana del rotocalco pomeridiano di Canale 5 è terminata. E anche stavolta la popolare presentatrice è stata premiata negli ascolti, risultando vincente tutti i giorni sull'agguerritissima concorrenza. Tuttavia a partire dalla prossima domenica, la D'Urso dovrà vedersela con la nuova domenica in di Cristina Parodi e il nuovo programma di Bebevio. Riuscirà a vincere anche questa sfida?